Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come togliere soggetti o oggetti all'interno di una foto, come state appunto vedendo nella preview, utilizzando vari metodi all'interno di Adobe Photoshop. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Vi ricordo anche che è uscita la prima lezione di Elementor 3D per After Effects, quindi se siete interessati ad acquistare la lezione completa e dettagliata di quella che sarà un susseguirsi di lezioni in modo da andare a formare un pacchetto unico per utilizzare al meglio Elementor 3D, vi invito ad andare sul mio sito www.studio-72.net oppure su il mio account Patreon, sempre Studio 72. Comunque vi lascerò tutti i link in descrizione sotto in modo che possiate, se volete, andare a vedere. Quindi ora passiamo al nostro tutorial. Bene. Una volta aperto il nostro Photoshop andiamo a vedere appunto alcuni modi per andare a togliere delle persone o degli oggetti all'interno delle nostre foto. Il primo che andremo a vedere appunto è quello tramite il riempimento automatico. Per farlo, per prima cosa andiamo a fare una selezione approssimativa del nostro soggetto o del nostro oggetto. Quindi prendiamo lo strumento lasso che si trova qui in alto e andiamo a fare il contorno della persona, non c'è bisogno di essere precisissimi, cerchiamo di stare il più vicino possibile. In questo modo, volendo, se ci siamo sbagliati, possiamo andare ad aggiungere o togliere. Per andare ad aggiungere, teniamo schiacciato Shift sulla nostra tastiera, come vedete, se io vado a fare un cerchio me lo aggiunge, viceversa se teniamo premuto Alt sulla tastiera andiamo a fare la nostra selezione e ci va a togliere. Quindi io vado a sistemare un attimo qui, vado ad aggiungere leggermente un po' di selezione qua. Una volta fatto questo andiamo in modifica, facciamo riempi. Qui andiamo a selezionare in base al contenuto, guardiamo che sia spuntata sotto opzioni adattamento colore, facciamo ok e come vedete ci è andato a praticamente a riempire tramite lo sfondo la nostra selezione. Quindi facciamo Command D per andare a deselezionare e questo è il nostro risultato. Come vedete direi che è abbastanza soddisfacente. Volendo si può andare a sistemare alcune parti, quindi prendiamo il timbro clone, andiamo ad aumentare un po' la dimensione del nostro pennello, tipo qui possiamo andare a ripristinare parte dei cespugli che c'erano anche prima, in questo modo. Anche qui la spiaggia la portiamo leggermente più avanti, insomma dopo uno può andare a fare queste piccole correzioni in base agli errori che gli è andato a creare. Comunque di base, di per sé direi che questo è un buon metodo. La maggior parte delle volte fa la selezione appunto come deve fare. E questo appunto è il nostro risultato, questo era il nostro prima e questo appunto è il nostro dopo. Ora un altro modo per andare appunto a eliminare un soggetto o un oggetto è quello tramite appunto questo strumento che si chiama strumento pennello correttivo. Noi non useremo appunto il pennello correttivo, ma andiamo a usare lo strumento toppa. Quindi appunto clicchiamo sul nostro strumento toppa, anche qui andiamo a fare la selezione dell'oggetto o del soggetto, nel mio caso, che vogliamo andare a togliere. In questo modo, ora tenendo cliccato col mouse, col tasto appunto sinistro del mouse, se noi ci spostiamo possiamo andare a selezionare la parte che vogliamo andare a appunto a sovrapporre a quella che avevamo prima. Quindi io direi più o meno di portarmi
qui, in questo punto, guardo che sia bene o male la linea del muro uguale, io al massimo le vado a spostare leggermente fino a eguagliare la mia, appunto, selezione. Dopodiché faccio Command D e, come vedete, anche qui è andato a togliermi il mio soggetto. Stessa cosa se uno vuole andare a modificare, sempre col timbro clone, possiamo tipo andare a eliminare questa parte di muro, possiamo andare a ripristinare la linea, questa linea, portandola fin giù. Insomma, anche qui possiamo andare a fare le nostre modifiche a seconda, appunto, degli errori, dei piccoli errori che ci è andato a fare, perché comunque già di per sé, come vedete, ha già creato un ottimo effetto andandoci a togliere perfettamente il nostro soggetto. Anche qui, se andiamo a fare un prima e un dopo, come vedete, è andato perfettamente a toglierci l'oggetto o il soggetto. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità. Vi ricordo di nuovo che è uscita, appunto, la prima lezione di Element 3D, su come utilizzare Element 3D, quindi visitate il mio sito o andate sulla mia pagina Patreon. Io vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!